con tutto quello che abbiamo alle spalle, questi maledetti 500 giorni in cui il Paese, le imprese, ognuno di noi ha dovuto affrontare momenti davvero difficili in un percorso come mai in questi 50 anni abbiamo affrontato, siamo pronti questa volta a rimboccarci le maniche. Un'associazione la nostra che ha festeggiato quest'anno davvero difficile, no? I 50 anni, ed è pronta ad affrontare le sfide del futuro. Saranno tante, perché finalmente abbiamo a disposizione delle risorse europee, abbiamo a disposizione degli strumenti che nel 2022 ci faranno affrontare una delle più grandi sfide della storia recente di questo paese e anche per noi. Confesercenti è pronta, oggi festeggia i suoi 50 anni, ma si prepara insieme alle imprese ad affrontare tutte le sfide del futuro. E saremo capaci sicuramente di cogliere tutte le opportunità che ci saranno nei prossimi anni. Per i nostri soci siamo sempre presenti, sempre vicini. Stasera è una giornata di festa per celebrare questo compleanno e quindi è un'occasione anche per festeggiare, insomma, un traguardo raggiunto. Un'iniziativa che si prefigge di mettere insieme energie per cercare di far trovare lavoro in particolare ai giovani e per fare in modo che le aziende trovino la manovalanza di cui hanno bisogno, le professionalità di cui hanno bisogno, e mettendo in campo anche le nostre strutture con l'agenzia formativa. Sono stato presidente provinciale per 12 anni e quindi ho avuto effettivamente molte cose da fare e da dire. Erano momenti magari migliori, più belli, e me li ricordo molto volentieri. Quanto serve la Confesercenti anche oggi? E serve, perché chiaramente un'azienda che ha voglia di lavorare è chiaro che viene supportata in tutti i sensi, dagli affidamenti bancari a tutto ciò che riguarda le tante cose che ci sono da fare a livello burocratico, perché noi abbiamo 167 cose che dobbiamo svolgere ogni anno, quindi incombenze che devono essere fatte per poter andare avanti. Voi state cercando di riorganizzare anche insieme a queste associazioni quello che sarà il mondo del domani. Il mondo del domani sarà sempre più fatto in una forte alleanza tra istituzioni, realtà pubbliche, realtà private, il privato sociale. Non esiste più la divisione tra il pubblico e il privato, ma esiste una grande alleanza tra tutti i soggetti protagonisti di una città che vuol guardare ai prossimi 30 anni. Quindi questa realtà, come molte altre, ma questa in particolare, è un punto di riferimento, lo è sempre stato, lo sarà sempre e lo sarà sempre di più.